Volevamo far conoscere ai ragazzi una realtà diversa, come funziona un termovalorizzatore, qual è la sua utilità e come un territorio può beneficiarne. Quindi insomma, non avendolo noi un termovalorizzatore nelle vicinanze della nostra città, abbiamo ben pensato di venire a visitare quello di Arezzo. Sono addirittura arrivati dalla capitale, dall'Istituto Paritario Sacro Cuore di Roma. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, zero spreco! Al Polo di Recupero Totale di San Zeno sono infatti tornate le giornate zero spreco, protagonisti come sempre gli studenti, circa 700 quelli che non solo hanno visitato l'impianto per conoscere il percorso di recupero e produzione di energia a cui sono sottoposti i rifiuti urbani, ma anche per partecipare ai corsi organizzati da Zero Spreco Edu. Siamo veramente orgogliosi e contenti che si possa far conoscere questa realtà produttiva e di tutela ambientale non solo al territorio aretino ma anche all'esterno. Significa che il nostro progetto Zero Spreco ha funzionato. L'obiettivo, come sempre, è quello di imparare divertendosi con corsi di cucina, musica, teatro e tanti laboratori per impegnarsi a non sprecare le risorse naturali del pianeta. Con cosa si fa il pane? Con la fa? La farina con cosa si fa? Con il grano ce l'avete proprio davanti ai vostri occhi. Noi abbiamo coinvolto ben 28 classi con 601 alunni e oggi sono qui a fare questi meravigliosi percorsi offerti da AISA Zero Spreco per guardare con occhi nuovi a quelli che sono gli oggetti, gli scarti di cibo, appunto come delle risorse che possono avere nuova vita.